È atteso chiaramente dal mondo dello sport amatoriale questo nuovo DPCM, secondo le anticipazioni dei giornali del Corriere della Sera, che sostanzialmente ci prende sempre su quello che sarà appunto il provvedimento del governo. Si parla quindi di stop agli sport di contatto amatoriali. Ecco, come il mondo della WISP, in questo caso della sezione calcio WISP, sta attendendo, insomma, questo DPCM. Beh, insomma, noi già come WISP a livello nazionale abbiamo stamattina fatto una lettera aperta al governo in cui naturalmente chiedevamo, certo, pur nel rispetto di quelle che poi saranno le decisioni che verranno prese in termini di sicurezza, che è un aspetto che noi abbiamo sempre considerato e messo al primo posto. Lo abbiamo fatto quando si trattava di far capire ai presidenti l'importanza della visita medico-sportiva, lo abbiamo fatto quando è stato introdotto l'obbligo dei defibrillatori, e quindi non ci vogliamo certamente, come dire, smentire o contraddire in questo frangente molto delicato. Però detto questo, e quindi noi ottempereremo a tutto quello che verrà detto e che verrà stabilito dal decreto. Siamo in grado noi, con tante delle nostre società e noi come associazione, di garantire anche l'adempimento di tutte quelle che sono le misure di prudenza e quelle le prescrizioni che sono state fatte dai vari decreti per fare lo sport in sicurezza. Quindi, insomma, vorremmo lo stesso trattamento al nostro sport, al nostro calcio e alle nostre attività, ai nostri sport di contatto, che vengono riservate anche ad altre federazioni, per esempio. Siamo tutti dentro al CONI, siamo tutti noi, le federazioni e gli enti di promozione sportiva, tutti dentro al CONI. E quindi, insomma, pretendiamo un po' di rispetto e di unità e uniformità di trattamento. Ecco, anche perché, come giustamente dici, sempre da queste indiscrezioni sembrerebbe che, ad esempio, le società di calcio che appunto sono affiliate alla Federcalcio e che quindi hanno i loro protocolli siano esentate, no? E che quindi possano andare avanti. Quindi c'è un'evidente discrepanza. Direi di sì, se si parla di protocolli, come dicevo prima, ma noi insomma siamo in grado di ottemperare a questi protocolli. Gestiamo degli impianti. Naturalmente, avevamo ipotizzato prima di questa situazione e dell'attesa di questo nuovo DPCM, avevamo ipotizzato una ripresa della nostra attività che magari non faceva riferimento ai campionati come li avevamo fatti fino all'anno scorso. Ma siccome c'è anche nel nostro mondo, naturalmente, fatto di persone che fanno sport per passione e non per interesse, c'era naturalmente un atteggiamento di prudenza in molte nostre società. Avevamo quindi lasciato libere, pensavamo di lasciare libere le nostre varie squadre di calcio, le nostre varie società sportive, di scegliere se voler fare o no, se voler riprendere o no un'attività. E quindi sarebbe stata necessariamente un'attività un po' più ristretta rispetto ai numeri che di solito facciamo. Però sarebbe stata un'attività che noi potevamo gestire ottemperando, come dicevo prima, a tutte le norme di sicurezza. Il nostro calcio non è in grado, insomma, di ottemperare a tutto quello che necessita per fare sport in sicurezza. Ecco, questo lo rivendichiamo e questo chiediamo, ecco. Un'ultima cosa, in quest'anno, ecco, quante persone unisce il calcio WISP? E se, per quello che sapete, ci sono stati dei casi di positività? Allora, per fortuna, anche nelle varie squadre che hanno ricominciato a fare allenamenti in maniera, diciamo, in maniera propria personale, ancora noi non avevamo stabilito una data di effettiva ripresa dell'attività. Quindi le squadre si stanno ancora preparando in un modo un po' più estemporaneo, meno programmato. Però eravamo ora alla vigilia
di quello che avevamo pensato di riprendere. Nel mese di novembre avevamo pensato di riprendere quell'attività di cui parlavo prima, cioè un'attività che rispettasse la volontà delle squadre e quindi non abbiamo ancora una misura, diciamo, di quelli che sono interessati a riprendere, che erano interessati. Abbiamo sì dei colloqui che abbiamo fatto, dei contatti, delle riunioni in videoconferenza che abbiamo fatto con le varie società di calcio e di altri sport di contatto, però dovevamo stringere per riprendere appunto questa attività. Al momento soltanto poche società si sono iscritte in attesa di questa ripresa in maniera diciamo più completa, più ecco, noi avevamo, diciamo, ancora con quel modo del contatto telefonico della riunione con le varie categorie, avevamo messo a punto una partecipazione di un'ottantina di squadre di calcio a 11 sulle 112 che noi abbiamo. Per quanto riguarda il calcio a 5, una metà, una quarantina di squadre si erano dichiarate disponibili e poi il calcio a 7 con quasi tutte le società 18-20 squadre e il calcio femminile che è di 12 squadre. Naturalmente ci siamo un po' fermati, segniamo un po' il passo in attesa degli eventi, di quello che succederà. Però ricordo, sono numeri importanti di persone che cercano con riflessione e con serietà di far combinare la loro passione con la tutela della loro salute, dei loro cari. Perché poi c'è il problema del lavoro, il problema delle quarantene, delle eventuali quarantene, e quindi molti sono combattuti tra queste varie esigenze. Però, ripeto, i numeri di quelli che avevano dato comunque un'adesione di massima alla ripresa delle nostre attività sono numeri importanti, sono migliaia e migliaia di persone.